Ciao a tutti farmer, oggi siamo qua sempre nel nostro bel podere, stiamo facendo un po' una passeggiata sia per sgranchire le gambe sia anche per meditare un attimo. Credo che uno dei compiti maggiori della natura sia proprio questo, concederci anche dei momenti di riflessione e anche di pausa. Abbiamo una vita davvero piena di impegni, di stress. La natura è un'occasione, io credo che ce ne siano tante nella vita, ma forse una delle migliori occasioni, stare un po' a contatto con l'ambiente, pensare un po' e soprattutto svuotare la testa. Uno degli argomenti che mi è stato più richiesto guardando i vostri commenti è appunto è come smaltire le ramaglie, i rami e le varie erbacce derivanti da potature oppure appunto dalla bonifica del terreno. Diciamo, non essendo un'azienda agricola, ho trovato soprattutto due modi. Il primo è quello più fai da te, che è quello che ho utilizzato io, che dopo vi illustro, e secondo appoggiarsi o un'azienda o smaltire tutto tramite le discariche. Naturalmente quando parliamo di discarica stiamo parlando di isola ecologica, che in ogni comune tendenzialmente sono presenti. Non ho mai smaltito tramite appunto le isole ecologiche per un motivo fondamentale, che è quello del prezzo. Il prezzo naturalmente per l'affitto di un furgone, per il trasporto delle ramaglie e il resto, e soprattutto perché all'isola ecologica, quando porti grandi quantità soprattutto di legna o di altro materiale, ti viene richiesto un quantitativo economico che non ho a disposizione. You know. L'opzione da me consigliata, naturalmente potendo, e quella che ho utilizzato io, è quella di accatastare la legna e provare a bruciarla. Naturalmente ogni comune ha un regolamento a sé. Prendendo il comune di Brescia, più precisamente il comune di Cellatica, permette di bruciare brevi e poche quantità in metri cubi di legna solo in alcune date. Nello specifico nel comune di Brescia Vanno, quindi più che comune la provincia di Brescia, permette di bruciare le ramagne dal 16 aprile al 16 ottobre. Questo perché naturalmente il fumo prodotto produce appunto inquinamento, e questo va a sommarsi appunto con l'inquinamento già prodotto nell'aria, soprattutto in inverno. E essendo Brescia una purtroppo fucina di smog, appunto ci sono dei divieti abbastanza precisi. You know. Soprattutto per gli alberi un attimino più grossi, quindi stiamo parlando di un diametro abbastanza ampio e quindi una legna che può essere bruciata, mi sono affidato al Mato Grosso. Perché il Mato Grosso? Molto semplicemente perché rivendendo la legna tirerà su un compenso che verrà dopo devoluto appunto per la costruzione di orfanotrofi, soprattutto in America Latina. Quindi secondo me è anche una buona opzione, oltre a aiutarci nel lavoro di taglio dei nostri alberi, ci aiuta anche tutto sommato nello smaltimento. Certo, ci rimarranno le ramaglie, quindi stiamo parlando di rami con un diametro di più o meno 5 centimetri, sino a un centimetro, però quelli potremmo bruciarli noi nel periodo appunto consentito dalla legge. Diciamo che queste qua sono i piccoli consigli che voglio lasciarvi, soprattutto per non spendere molto. Naturalmente se avete fretta la posizione lo permette e avete qualche soldo da investire, la soluzione migliore sarebbe cippare tutto appunto con la macchina cippatrice e utilizzare quindi la legna, soprattutto per l'orto, perché voi sapete che il cippato, lo vediamo molte volte nei giardinetti, nelle città, viene proprio utilizzato per come isolamento dal suolo, quindi per non far crescere le erbe infestanti o altro. Quindi anche nell'orto può avere un ottimo riutilizzo.
Naturalmente, come in ogni video, vi chiedo di commentare e suggerirmi altri metodi che voi utilizzate nel vostro piccolo podere, nel vostro piccolo orto, soprattutto per smaltire la legna, che negli ultimi anni sta diventando effettivamente un grosso problema quando dobbiamo appunto disfarcene. Quindi vi invito a iscrivervi al canale Telegram che trovate in descrizione, a seguire la nostra pagina su Facebook con appunto vari articoli ogni giorno, e vi lascio al prossimo video che dovrebbe uscire nella settimana prossima. Naturalmente domani è Natale, quindi auguro a tutti un felice e sereno Natale, lasciandovi qualche immagine appunto delle bellezze che il mio podere e le zone circostanti ci offrono. Ciao a tutti e buon Natale!